respiro che se ne va, il cuore che non si sente più da 3 giorni, 3, cosa volete che sia? Ma il dottore, avete sentito? Non dice che è stata la Rosalia a prenderselo. Ma che Rosalia? I dottori non credono a niente, vogliono spiegare tutto. Io ne ho visti di casi e qui per me è stato proprio... Il diavolo, bestemmiate. Perché? Il diavolo non esiste? Volete smettere? Fateli lo scongiuro e vedrete. Si capisce benissimo che gli hanno buttato il malocchio, povero angelo. Ma cosa volete vedere? Cosa volete capire? È finitela coi vostri angeli e diavoli. Coi vostri discorsi siete voi che lo chiamate. Il diavolo. Andate in chiesa a pregare piuttosto. È colpa mia. Nicolino ci lascia in grazia di Dio. Pensate ai figli che vi restano e pregate. Stava male e io non l'ho capito. Non ho fatto altro che tormentarlo perché venisse in bottega a lavorare. Voi non c'entrate niente. Se il signore ha voluto... Si è presa la Rosalia e basta. Se volevi che lavorasse con te e con i fratelli... Non c'è niente di male. E nella bottega non ci veniva neanche tanto spesso, mi pare. Perché non aveva forza, proprio figlio. Pativa troppo il freddo. E io che non l'ho mai voluto capire. E adesso? Disperarsi è peccato, figliolo. Guardate vostra moglie com'è rassegnata. Ma che rassegnata, povera Teresa. È soltanto che lei non ci vuole credere. Andate un po' a riposare, Teresa. Resto qui. E perché? Nicolino, bisogno soltanto di pace. Certo, di pace. Ma voi? Cosa volete? Cosa fate? Andatevene! Voi credete che Nicolò sia? No! E allora cosa credete? Niente! Credevano che tu fossi... Morto, mamma. Sogno, signor commendatore. Un sogno vecchio. E quando lo faccio vuol dire... Sogno di morte prolunga la vita. State bene. No. Ma niente paura, bello. Io sono già morto. Quella volta, da piccolo, a Genova. Stavo là e sentivo... tutti, donne, prete, mia madre, e volevo dire, non sono mica morto, sai, mamma, e niente, non potevo. C'era una gran musica, vedevo un organo, la schiena di un prete e poi quella faccia brutta, tanto brutta. Il diavolo? Ma era proprio questa faccia. E allora cosa vuol dire? Che il diavolo sono io? Avete sognato. Sognato quando? Adesso? Ma quella volta. Tu dormi in piedi, non capisci niente di quello che dico. Spegni qualche candela. Quella volta io mi sono incontrato. Dammi ancora un po' d'acqua.
Tant'è vero che man mano che invecchiavo e mi scoprivo di sorpresa negli specchi, io dicevo sempre: quel viso io lo conosco. Lo sai che quando muore uno può vedere tutta la sua vita? Certo, dicono che si rivede in un attimo tutta la vita passata. Ma che? Bello sforzo, la vita passata. Io da piccolo ho visto tutta questa vita, che dovevo ancora vivere, precisa, con la fortuna, quello che costa. A casa mia si respirava una gran paura di rimetterci. Io avrei dato la pelle per non fare fatica, per non sentir parlare dei doveri dei poveri, di pane, fame. E questa faccia mi ha detto: buttati, non avere paura della fortuna, costa più o meno quanto la sfortuna, ma qualche volta ti piacerà. Ci stai? Ci sto, dico. E non si è quasi mai tirata indietro. E ha pagato. E paga interessi da levare il pelo. E spegni qualche candela. Non è una festa da ballo, è inutile consumare. E ogni volta che faccio questo sogno vuol dire... Sai cosa? No, signor Commendatore. Vuol dire che il signor Commendatore deve tagliare la corda come tutte le altre volte. Muoversi. Lasciami ripigliare quel sogno con mia madre che mi resuscita a furia di carezze mentre io mi muovo. Muoversi è importante. Il giorno in cui non potrò più scappare vuol dire che... Sono morto. No, che non sei morto. Io lo sapevo. Ma lo dicevano tutti. Somari, streghe. Non potevo parlare. Lo so. Tu non potevi lasciarmi così. Devi fare tante cose belle. Cose bellissime. Chi te l'ha detto? Un angelo. E il diavolo? No. Cosa diceva il diavolo? Niente. Non c'era. Io ho sentito la musica. E poi lui, con la voce da vecchio, che mi diceva qualcosa. Non dire così. Non dire mai più queste bugie, Nicolino. Smetti, non parlare. Stai lì quieto. Dormi. Devi guarire. E poi vedrai. Cosa? Vedrai. Ma volete finirla? Ho paura che abbia la febbre. Tu gliela fai tornare. Chiami disgrazia, chiami. Chi fa sbaglia. Criticare è facile. Perché non provi anche tu qualche volta a fare? Però è vero, papà, stonavi. E tia Lua? Non ero, io era Carlo. Ah, va bene, ho capito. Qua stoniamo tutti. Andiamocene a letto, va. Anni che le meggio. E queste?
prese per Nicolino. Aveva proprio bisogno di un paio di scarpe nuove. Finora ha sempre portato quelle vecchie di Carlo. Ma era il caso che gli comprassi gli scarpini con la figlia? Non li voglio! Sì, tutti! A letto! Tutti a letto! Litigano continuamente. Tutti litigano. Finitela! Dormite tutti! Cosa deve fare un povero disgraziato? Ma falla finita anche tu, va bene? Ma lo sai cosa vuol dire lavorare sempre? Continuare a travagiare tutto il maledetto giorno? Io non lo so. Ah, voi donne non capite niente. Mettete al mondo i figli, li volete ben vestiti e pretendete anche che non lavorino. E quale parà che non basta mai? 5 figli e tutti sulle mie spalle. Non so mica uno scherzo, sai? Senti, la colpa è nostra. Ma no, dormiamo. Io di figli non ne faccio. Quando ci si sposa i figli vengono. E allora io non mi sposo. Mai. E poi divento un signore. E mi faccio un palazzo. Una nave. Va bene, dormi. Sapere, almeno se lo fai apposta per prendermi in giro, se sei scemo. Mi mettissero un modo di fare imballaggio. Proprio da questi tempi, qua concorrenza che è. È Livorno che si porta via tutto il lavaggio. Eri scemo di perdere un pan. Dai, su, sistemiamo. Ma non vedi che questo deficiente ha tagliato la tela troppo corta? Qua perde. Ma è la figura io che faccio gli cavalli da 25 anni. Se esce una balla così dalla mia bottega. È anche un carico urgente. E se è urgente, allora rifacciamolo subito, dai, papà. E tu? Hai la schiena di vetro? Vuoi starvi a guardare o ti degni di rimediare al guaio che hai combinato? Forza! Chi non travagia, uno mangia! Cosa c'è? Ma niente! Smettila! Lasciami in pace e fa la tua tovaglia! Non lo sai che in questa casa chi non lavora non mangia? Pittoresco. Sì. Oh! Anche troppo pittoresco. Giusto, giusto. Ci guardano con un'avidità. Ah, sì? E probabilmente vorrebbero soltanto strapparci il borsellino. Oh! Tieni, cara, tieni. Meglio prevenire. Qui un giorno ci scappa la rivoluzione come in Francia e canta solo Madama Ghigliottina. Oh. Dicono che Genova è un covo di giacobini. Meglio Roma, meglio Roma. Sì. Siano benedetti i mecenati romani. Ah. Voglio sapere chi suona. Subito. Sì. Subito, 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 subito. Non è possibile. Caro, eri proprio tu che suonavi. Lo sai chi sono io? È il Marchesi, il più grande soprano d'Italia. Lascia perdere. Che cosa suonavi, piccolo?
Ma non lo so, me l'ha insegnata lui. È Tartini. E cos'altro suoni? Geminiani, Cimarosa? Io so solo questo. Sale Faria. Sono 6 mesi che la studio. È una sorpresa per la festa di nostro padre. Che delizia, una sorpresa. La sorpresa l'hai fatta noi, caro. E questo mi fa pensare che forse si potrebbe anche... Ho deciso. Sappiate che domenica prossima io, a questo piccolo qui, lo faccio esibire. Sì, al concerto. Fuori programma. Ah, beh. Novità ci vogliono, avete capito? Novità divertenti e popolari. Mi spiego? Programma il piccolo violinista dei Carrucci. Ha studiato da solo. Ecco. Si chiama Nicolò Paganini. Che ti va. Hai visto? Hai sentito come suona bene? Bisogna farlo studiare, sai. Gli faremo prendere delle lezioni. Niente da fare. È roba da signori quella lì. Per le lezioni ci vuole almeno uno scudo l'ora. 10 ore al mese sono 10 scudi.
E bisogna anche comprare un violino nuovo, uno strumento da professionista, dice il maestro, perché quello che abbiamo non va bene per l'artista. E adesso non te la prendere con lui. Ma chi se la prende con lui? A me il Marchesi che mi sta qui. Arriva come un pavone, fa il grande, ci monta la testa e poi ci molla e chi si è visto, si è visto. Nicolò, suona bene, l'hai detto anche tu che suona bene, no? Va bene, suona bene, sì, suona bene, ma 10 scudi al mese sono 10 scudi. Non ce l'ho, va bene? Non ce l'ho! Io posso lavorare un po' di più, un po' di soldi da parte li abbiamo. Quali soldi? Quelli non si tucan. Ma perché? Lo so io perché. Coi tempi che corrono, c'è da aspettarsi di tutto. Ce li facciamo prestare. Ah no, debiti no, non vado mica in mano degli strossini per la musica. Tu cosa dici? Perché stai zitto? Si parla di te, sai? Io non dico niente. Lui, lascialo stare. Ma come lascialo stare? Ma è lui che deve renderci conto. Ma è un bambino. Troppo comodo far decidere a lui. Cosa vuoi che decida? Tocca a noi. E se sbagliamo? Gli sbagli ne abbiamo fatti tanti. Ne faremo uno di più. Se vuoi vengo in bottega. Lavoro e studio. No. Questo no, non è possibile. Ti ammazzeresti. E allora piuttosto mi ammazzo io. Io mi ammazzo di lavoro. Eh già, qui si ammazzano tutti e poi chi crepa. Mamma, non fare così. Va bene, basta, io non studio! Nicolò! Io non studio! Nicolò! Non studio! Basta, smettila! Basta! Non hai capito? Ma io non voglio mica finire la vita con l'idea che ho rovinato mio figlio. I soldi li troveremo. Faticheremo tutti. Io, tua madre, i tuoi fratelli. Ma sì, invece, sì. Ma faticherai anche tu, eh? Tu hai un dono. Ma il dono non basta. Studiare il violino, vedrai cosa significa. Ore, ore, ore. Accidenti. Nicolò, basta. Sono 3 ore che studi senza fermarti. È inutile, mamma. Se studio, studio. Dai, Nicolò, vieni a mangiare un boccone. Stanco, eh? Sì. Ma te l'avevo detto, se uno non nasce signore è così. Senti, Nicolò, io sono un disgraziato, ma almeno questa soddisfazione. Tu devi riuscire. Così ci ripagherai di tutte le umiliazioni, dei sacrifici, della miseria. Sì. E io potrò dire, ecco, quel Niccolò Paganini lì, quel grande violinista che adesso vi levate il cappello, l'ho fatto io, è mio figlio, di questo ligabale qui, che loro signori non guardavano neanche in faccia. Sì. Niccolò, tu mi vendicherai. Non mi va.
Ti faccio un'altra cosa? Ti scaldo il minestrone che ti piace tanto? No. Ma lascialo stare, Longosci. Mangerà domani. Va a letto, Nicolò, va. Non ho sonno e poi non ho finito di studiare. Finisci domani? Domani ho lezione. Ma se fai tardi, questi si alzano alle 5 e ti svegliano, mentre tu hai bisogno delle tue ore di sonno. Questo è giusto, brava. Allora facciamo una bella cosa. Da domani dorme da solo. Così lui fa i suoi orari e nessuno gli dà fastidio. Annemu, Teresa, lascia stare, sta un po' qua con noi. È la nostra festa o no? Quanti anni è che siete sposati? Sono 15 anni, sono, ma non mi lamento, Siamo qui, ci sono i figli, abbiamo mangiato e bevuto, ma si lavora dalla mattina alla sera e sarà sempre così per noi. E chi lo sa, magari adesso che arrivano i Giacobini cambia tutto. Ma bella roba i Giacobini, ma cosa vogliono? Al mondo ci sono i signori e ci siamo noi altri. E i Giacobini chi sarebbero? Una rassa a parte, né carne né pesce? Parlano contro i nobili i Giacobini, li ho sentiti io al posto. Sicuro che parlano, è gente ricca che ha studiato e quindi... Però io ho sentito che dicono delle cose giuste. Ma cosa ti capisci, ti? Tante belle parole, ma cosa ne sanno dei nostri guai? Libertà e Repubblica, ma non ce l'abbiamo già noi qui a Genova la Repubblica? Questa è la Repubblica dei nobili. I generali Giacobini vogliono darci la vera libertà. Sì, stanno sito e mangia, la vera libertà. La libertà di crepare per le guerre francesi è sempre la stessa zuppa. Quelli che contano sono sempre i signori e noi... Adesso c'è Nicolò che ci pensa lui. Ti porterà a casa un sacco di palate. Quando sarò morto, magari. Dai, Nicolò, va a prendere il violino. Perché non suonate tutti insieme? Da quando Nicolò studia non possiamo mica più permetterci di suonare. Forza, Nicolò. E perché? Bisogna pregarlo. Nicolò, cosa aspetti? La carrozza? 10 scudi al mese mi costa. Nicolò, vieni, vieni a suonare. Che puoi fare? Vale. Allora, cosa ci suoni? Geminiani, andantino. Nervosito, è timido. Ma se suonate in teatro non poteva strimpellare a casa? Non doveva mica fare un concerto? Nicolò, dove vai? Lascialo stare. Ma come lascialo stare? Sempre lascialo stare. Ma è stanco. Ma stanco di fare che cosa? Te lo tieni sempre attaccato alle sottane, magari quando non ci sono non studia neanche. Ma se studia dalla mattina alla sera. Io so solo che dopo 20 lezioni non ha ancora imparato a suonare. Niente di male. Facciamo suonare una canzonetta. Ma giù al porto con noi, perché non c'è niente di peggio che uno spostato e te l'hai fatto diventare proprio questo, uno spostato! Cosa facevi? Ma quello è il mio abito da sposa. Niente, il papà non capisce. Cosa? Non capisce perché non ho suonato. Ma io lo so il perché. Ti mettono lì sul tavolo come una torta. Tu adesso studi. Non puoi suonare a comando. Quel pezzo io lo sapevo, ma lui vuole che io vi vendichi. Non lo so cosa vuole da me. Ma dice così per dire. L'importante è che tu sia contento, che tu stia bene. Sto benissimo, ma basta. Non vado più alle lezioni.
Non vuoi diventare un violinista? E i soldi? Ci vogliono i soldi. Contano solo i soldi qua, lo sai. 20 lezioni. Secondo voi in 20 lezioni si diventa violinisti? Ma lo capite che io non so niente? Cercheremo un altro maestro. Uno meglio. Già, così costa 20 scudi al mese. Posso andare dal marchese di Negro. Ho giusto finito di ricamargli una tovaglia. Domattina gliela portiamo. Non voglio. Aspetta, senti. Il marchese è ricco. Di soldi ne ha, non sa neanche lui quanti. Io gli parlo di te. Lui va matto per la musica. Riceve tanta gente, musicisti, anche forestieri. Allora io vado lì e gli dico: senta, signor marchese, qua c'è il mio Nicolò. E gli dico: il mio Nicolò è bravo, è un violinista, ma è così sensibile. Non vuole che ci sacrifichiamo. Lo aiuti lei. Ci aiuti lei. Vedrai. Ha tanti violini. Io non me ne intendo, ma chissà quanto valgono. Non li deve toccare nessuno. Neanche spolverarli. Brava Teresa. Hai portato la tovaglia. Fai vedere. Bello, elegante, però guarda, va tutto benissimo, eh? Farei la cifra più piccola e la corona più grande, o il contrario. Facciamo il contrario, meglio non farle vedere troppo queste corone in questi momenti. Quello è il figlioletto. Graziosissimo, carino, quanti anni ha? Nicolò, è un po' pallido. Come mai? Non mangia? Sai cosa devi fare? Giù in cucina, fatti dare un elisir. Poverina, la mamma ha paura del marchese. Sono abituati a inchinarsi ai nobili fin dalla nascita. Ma quando verranno i generali Bonaparte e Massena... Io voglio solo che qualcuno mi aiuti. Sarà meglio per tutti quando avremo la libertà. Chi vuoi che ti aiuti adesso? Il marchese, perché dovrebbe aiutarti? Se domani io divento un violinista unico al mondo e dica a tutti che è stato lui, chissà. Cos'è questa storia? Un fantasma, un ladro? Fatti vedere. Chi sei? Niccolò Paganini. Paganini. Il figliuolo della Teresa. Scendi. Vieni qua. Ah, sei Niccolò. Non ti riconoscevo così conciato. Dammi il violino.
Hai scelto bene. Bravo. Allora adesso mi racconti come hai fatto a prenderlo, perché hai organizzato questo delizioso concertino e perché a quest'ora, perché sull'albero e perché... Sono venuto tante volte. Sono spiato. Oh, bene a sapersi. E sei entrato dalla finestra. Io studiavo il violino, ma non mi insegnavano bene. E allora? Quello che mi insegna non vale niente. Lui mi insegna le solite cose, ma non sa... Non mi dice... Che cosa? Il segreto del violino. Ecco. Allora? Noi non abbiamo soldi e la mia mamma è malata. Non mi sembra. È molto ammalata. Ah, capisco. Ma io che c'entro? Voi conoscete quelli che insegnano bene il violino? Beh, questo sì. C'è un maestro che viene due volte alla settimana a dare lezioni alla mia figliuola. Ma forse tu lo sai già. Magari l'hai già visto attraverso la finestra aperta. No. No? Sì, una volta. Ah. E allora deciditi. Che cosa vorresti da questo maestro? Che mi insegni bene il violino. Io, se non studio il violino, mi ammazzo. Davvero? E come ti ammazzi? Ti getti dalla lanterna? Io devo suonare il violino, sono un violinista. Adesso studio poco, ma se studio cambia tutto. Però, se penso che questo è un debito, io non ce la faccio, capite? Più o meno, insomma, tu mi chiedi di pagare io le tue lezioni. E di non domandarti di ringraziarmi, perché questo offenderebbe la tua sensibilità. No. Sì. Insomma, tu hai pensato che l'esponente di una grande famiglia ha il potere, ma anche un po' il dovere, di scoprire gli artisti, i geni, e di aiutarli. Hai pensato giusto. Ma tu, ti credi un genio? Sì. Allora, visto che ti dai tante arie, leggi un po' questo. Insomma. Che cosa? Non c'è male. Come non c'è male? Una musica che non ho mai visto ed è anche difficile. Che caratterino il nostro signorino Paganini. Mi chiedi delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Però, forse proprio per questo. Vabbè, d'accordo. Tanto mia figlia la musica... Diciamo la verità, non la posso offrire. Allora tu vieni qui e studi al posto suo. Le lezioni sono già pagate e non sono soldi persi. Così sarete contenti tutti e due. Però la mamma non diteglielo come sono venuto qua. Vuoi altro? No. Meno male. Allora adesso vai a casa, eh? Vai a letto. Ti faccio accompagnare. Sì, sì, grazie. E no. Il violino non te lo do. Non esageriamo, Paganini. Un genio. Un genio. Un genio? E tu lo sai che cos'è un genio? Cosa sarebbe un genio? È uno che è di sopra che dorme mentre noi andiamo a lavorare. Andiamo, figlio! Niccolò, lo sai che cos'è un capriccio?
Sai leggere, spero. Anche le parole, abbastanza. Allora, ecco. Vedi come si chiama questo libro? Capricci enigmatici. Sai cosa vuol dire enigmatico? Difficile, misterioso, non capisci. Strano, perché tu sei fatto proprio così. Non ti piacciono le cose normali, vuoi fare tutto difficile. Non vuoi suonare come si deve, nemmeno la scala. Ma non c'è un modo solo. Certo, ma prima di trovare un altro modo, devi fare come tutti gli altri. Prima impara e poi farai capricci. D'accordo? Ne hai, ma il terzo dito lo abbiamo visto, eh? Il tuo dito è svelto, ma anche il nostro occhio. Guarda il maestro adesso. Scherza anche con queste cose, non ci manca altro. Col violino viene una musica bellissima su quella canzone, mi piace, se la studio. Ma lo sai cos'è quella canzone, la Carmagnola, e lo sai cosa dice? Che bisogna impiccare tutti gli aristocratici. Che ne so io? Appunto, è così che nascono i geni, che non sanno mai niente. Ahi, che noi rivoluzione, ma non rivoluzione, dobbiamo consegnare il carico imballato alla nave. Oddio, oddio! Fa un po' vedere. Ah, che non è niente. Ma io come studio con questo dito? Un giorno non muore mica nessuno. Ma non vuoi più che studio? Io dico solo che potevamo fare da noi senza leccare i piedi ai signori. Fai festa anche tu? Vado dietro a Nicolò. Non senti che confusione? La gente è tutta per le strade. E poi non ci credo che la nave parte oggi. Hanno altro per la testa con le tue balle da caricare. Thank you.
scemo a metterti lì, se caschi giù ti pestano. Io sono già morto una volta, non mi succede più niente. Ma va, non raccontare storie, come lo sai? Non muoio più, quella volta mia mamma ha visto il diavolo. Ma che, se lo sarà sognato. E il diavolo ha detto che io divento un violinista unico al mondo, meglio di Locatelli. Cos'è questo Locatelli? Il diavolo suonava una musica bellissima. Ah, tua madre ti ha preso in giro e tu ci credi? E invece sì, io ero proprio morto. Lei quella volta ha visto veramente il diavolo. E adesso il diavolo sono io. E se voglio, con la mia musica, ballate tutti. Ma cosa fai? Cosa stai suonando? Vai via. Ma non c'è nessuno? Nessuno, anche il marchese se l'è filata a Parma. E non ha lasciato detto niente? Per te, altro per la testa del marchese che le tue sviolinate. E io come faccio? Ah, caro il mio signorino, io non ti posso certo aiutare. Se vuoi un rosolio, sempre pronto a servire i leccapiedi del marchese. Tocchi, da dove arrivi? Dove sei stato? Cosa hai fatto? Tua madre che piange e sviene, non in giro a cercarti tutto il giorno e tutta la notte. Hai anche spaccato il violino. Ma bene, ma bravo, non te lo comprerò più, almeno così è finita. È finita anche con l'arte. Tieni, prendi questo. Ma no, è tuo. Non mi serve, davvero. A me basta questo. Lo riaccomodo. Va bene. Ma io te ne mando uno più bello. Ma sei proprio deciso? Dove vai? Non so. Lontano. A Parma, a Roma. Dove? Non so, insomma, scappo via. Ma se non hai un soldo? Ho il violino. Vai tu, dille che non ci sono. Berretto da notte è fatto col vestito da sposa di mia madre e lo porto sempre con me nella custodia del mio violino e sto scappando, non ho fatto altro che scappare, sempre. Dalle donne, vero? Eh? Sì, sono le donne che non vi danno pace, vero signor commendatore? Impresari, avvocati, medici fanno l'impossibile per tenermi, cercarmi e ripigliarmi paternamente, proprio come faceva mio padre. Lo sanno loro come deve essere la mia vita e se cerco di fare a meno di loro si offendono, pensano che la libertà mi fa male. E magari non è che faccia bene, ma... Ma non è ancora nato uno che può riuscire a tenervi fermo. È la donna che vi può legare, vero signor commendatore? Ma il bello delle donne è che sono tante, che si può cambiare senza innamorarsi, no? Altrimenti uno si ferma alla prima tappa e... A quest'ora io sarei sposato, o rovinato da un avvocato, o assassinato da un medico. E invece io faccio finta... che la voglia di scappare mi sia passata.
proprio come fanno i gatti ai piedi del padrone, in grembo alla padrona. Chiudono gli occhi, fermi, e poi... Secondo la tradizione lucchese, per celebrare la nostra festa della Santa Croce, suoneranno volontari, musicisti forestieri. Con il permesso della nostra graziosa sovrana, Sua Altezza Elisa Buonaparte Baciocchi, io annuncio il primo. Forse lo fa. È un provocatore. Ah, che scandalo! È un provocatore giacobino! Basta, basta! Fatelo tacere! Fatelo smettere! È profanatore! Dicono che voi siate un irriducibile giacobino. Tanto è vero che avete scritto le variazioni sulla Carmagnola. Dicono che il vostro violino è stregato, che avete venduto l'anima al diavolo. Non smentite, non confermate? Ho scritto le variazioni sulla Carmagnola. E allora? Accettate o no? Non so ancora che cosa, Altezza. Voi mi avete fatto l'onore di invitarmi, ma non mi avete... È per il mio quartetto. Dovete prendere il posto di un violinista che ho dispensato dal suo incarico e anche dare lezioni al principe Felice Baciocchi, mio consorte. Felice è un buon violinista e io voglio che si perfezioni con voi. Vivrete qui a Lucca, a Palazzo, avrete un ottimo appannaggio, la vita di corte è interessante. A me non interessa affatto. E nemmeno il quartetto. E nemmeno l'appannaggio. Rifiutate? Accetto. Deve essere più giocato, più espressivo, più inventato. E con passione. Anche le banalità acquistano un po' di sapore se c'è passione. Ricominciamo. È l'idea della grande musica che vi paralizza. Provate a pensare che questa non sia altro che una canzonetta, eh? Una canzone d'amore. Lasciate perdere, ascoltatemi.
Sapete perché vi ho fatto chiamare? No, Altezza. Non siate ipocrita. Certe esibizioni non mi piacciono. Non mi piace come trattate mio marito. Lo tratto come un allievo che non va troppo bene. Credo che abbiate perso il senso della misura. Voi siete pagato per dare delle lezioni. Per dare delle lezioni. Non per prenderne. Io sono Niccolò Paganini. Il signor Paganini ha un contratto e dei doveri. Ammetto solo i doveri che mi piacciono. O mi prendete come sono, o niente. Ancora capricci, insomma. Come volete, Altezza. Bene. Però anche gli altri possono avere i loro capricci. Io vado pazzo per qualunque capriccio. Musicale, no.